La prima questione sulla quale si sta molto dibattendo in questi giorni è quella dei concorsi per il personale docente. Allora, come stanno le cose, Gissi? Qual è la situazione e quali prospettive ci sono, soprattutto per il futuro? Cosa potrebbe succedere in futuro? Grazie, grazie alla tecnica della scuola, grazie a Reginaldo per questa opportunità. Quello che sta avvenendo è risaputo, lo avevamo preannunciato in tempi non sospetti. Il numero di posti vacanti utili per le assunzioni sono veramente tanti e il prossimo anno, il primo di settembre, si aggireranno e supereranno le 100.000 unità. Chiaramente parliamo di posti al 31 di agosto, non quei posti che poi verranno ampliati dalle esigenze dell'organico di fatto e quindi i forse 230.000, 250.000 l'anno prossimo rischiamo di raggiungere se non c'è la copertura di questi più di 100.000 posti utili per le assunzioni. Succede che c'è un concorso ordinario bandito lo scorso anno, c'è uno straordinario in fase di completamento, c'è personale specializzato sul sostegno che attende di conoscere il proprio destino, c'è personale che ha maturato un triennio di anzianità al quale potremmo dare grandi risposte attraverso anche percorsi utili per la loro abilitazione. Non abbiamo interesse ad alimentare uno scontro tra i giovani che ambiscono ad entrare nella scuola e che hanno presentato domanda e tanti che hanno maturato un'anzianità e una esperienza che invece vorremmo possa essere valorizzata. L'esempio che di recente ho avuto modo di individuare è il caso Sostegno in Piemonte. Hanno messo a bando su Sostegno 287 posti. Hanno partecipato concorso straordinario con 3 anni di servizio su sostegno e con titolo 68 persone. Hanno superato la prova 61 persone. Abbiamo già pronti lì quasi 226 posti. Questi 226 posti a chi potranno andare il primo di settembre? Non certamente al concorso ordinario che ancora deve essere espletato chissà quando, con quali modalità, con le nuove indicazioni di Brunetta o con quanto il ministro Bianchi deciderà. Il primo di settembre avremo il personale specializzato già pronto, da graduatoria è individuabile perché hanno tutti il titolo e per giunta un TFA prevede già una sua selezione e poi possiamo cominciare a guardare a tutte le discipline, non solo sostegno, con il personale con i 3 anni di servizio. E poi possiamo anche pensare a chi ha 3 anni su sostegno per come potrà maturare l'accesso al TFA.